Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi torno così a sorpresa su YouTube per farvi questo video a cui tengo particolarmente perché trattasi di una collaborazione. Metto le mani avanti, vi dico che oggetto del video sarà una collaborazione. Mi vedete completamente struccata perché appunto andremo a provare insieme un prodotto adatto alla skincare che io vi dico la verità, sono anni che vorrei acquistare ma che non ho mai acquistato perché di fatto non l'ho mai provato, ho visto tantissimi video qui su YouTube. Fortunatamente l'azienda mi ha contattato e devo dire di questa cosa sono veramente molto felice e me lo ha mandato da provare e volevo assolutamente condividere con voi questa gioia perché se questo prodotto funziona veramente è una cosa stupenda che sicuramente per me è una svolta. Voi conoscete il mio amore sconfinato per la skincare, il fatto di tenere sempre il viso pulito, sottoporlo ad una routine mattina e sera. Ci tengo tantissimo e quindi questo prodotto lo sognavo da tempo. Intanto l'azienda si chiama Luxury Confidence, è proprio l'aggeggio che mi hanno mandato, molto molto particolare, ma se funziona è veramente la svolta. Me l'hanno mandato appunto all'interno di questo cofanetto molto elegante. È il prodotto in questione che adesso ve lo faccio vedere perché l'ho già scartato per vederlo, ma lo scarto insieme a voi per farvelo vedere. È lui, penso che l'abbiate visto un po' dappertutto, è un cosiddetto aspiratore di punti neri, sì, la verità è questa. E sono curiosissima, non vedo l'ora di provarlo. All'interno della confezione trovate anche queste altre tre testine che praticamente hanno, ognuna ha una funzione differente, perché per esempio questa qui ha un potere sfoliante, c'è quella per la pulizia profonda, trovate scritto tutto all'interno dell'opuscolo chiaramente che vi sarà inviato insieme alla confezione, quindi comunque tutto molto 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 semplice, essendo smontabile la testina la potete sciacquare tranquillamente una volta utilizzato il prodotto e poi metterlo sotto carica se si è scaricato. Tra l'altro mi hanno consigliato di utilizzarlo proprio con questa testina che è la testina rotonda con il foro più piccolo perché è quella ancora più efficace e vi dico subito che prima di provarlo, poi dopo chiaramente voi farete le vostre considerazioni e anch'io perché non l'ho mai provato, lo sto provando una first reaction insieme a voi. E potrete usare un codice sconto, in realtà il codice ve lo faccio passare qui in sovraimpressione ma ve lo dico anche a voce e ve lo scrivo giù nell'info box, il codice è Lucia40, per avere 40 euro di sconto proprio in questo periodo, proprio da oggi che è il dovrebbe essere sabato perché ho deciso di pubblicare questo video sabato, fino a domenica prossima, fino a mezzanotte di domenica prossima potrete avere uno sconto di 40 euro sull'acquisto di questo prodotto all'interno del loro sito. Chiaramente vi lascio il link giù nell'info box perché mi piacerebbe tantissimo se passate da loro a dare un'occhiata, ma soprattutto diciamo se il risultato è positivo potreste anche decidere di acquistarlo. E poi ho notato che sotto, perché era messo tutto all'interno di questa diciamo di questa plastica, ci sono diciamo questi ricambi che trovate all'interno dello scatolo, una custodia molto molto elegante con scritto appunto Luxury Confidence e poi c'è il cavetto di ricarica perché chiaramente è un prodotto che va ricaricato quando, nel momento in cui si scarica. Poi ci sono due brochure, una nella quale praticamente c'è scritto grazie e benvenuta, molto molto interessante, mi danno il benvenuto nella famiglia Luxury Confidence e poi nell'altra invece c'è praticamente l'opuscolo informativo all'interno del quale viene spiegato come funziona il prodotto e adesso lo utilizziamo insieme. Allora mi avvicino per farvi vedere meglio il dispositivo, ha praticamente un tasto di accensione con diverse velocità, lo utilizzeremo con la velocità più bassa anche perché è il primo trattamento ma si può aumentare la velocità e anche l'intensità, quindi, e soprattutto appunto questa testina può essere cambiata, intercambiabile. Noi lo utilizzeremo chiaramente sul naso, io mi avvicinerò alla videocamera così potrete vedere meglio e per accenderlo basta premerlo una volta così e così cambia di intensità. Vedete che nel frattempo si sposta qui, se lo tenete premuto invece pressato si spegne, facilissimo da utilizzare, chiaramente si può ricaricare, insomma lo proviamo assieme e vediamo subito.
Allora, no, un'altra cosa che devo dirvi assolutamente è che mi hanno consigliato di fare, di sottoporre appunto la zona da trattare a calore o comunque vapore più che altro, e io praticamente ho fatto skin care, ho fatto una veloce doccia per cercare un attimino di aprire i pori, perché se i pori sono aperti è sempre meglio. Quindi adesso lo proviamo insieme, io sono emozionatissima, lo accendiamo, mi avvicino. Allora, dicono di utilizzarlo trascinandolo dal basso, dall'alto verso il basso. Scusate, qui sono struccata, ma praticamente oggi mi sono truccata con la Anastasia e mi ha lasciato praticamente un segno. Allora, lo prendiamo, tiriamo la pelle, io mi avvicino. Allora, proviamo. Diciamo che qualcosa la prende, eh? Proviamolo da questo lato. Qualcosa la prende. Vediamo. Allora, vorrei farvi vedere che qualcosa c'è. Proviamo ancora da questo lato. Sì. Allora, diciamo che pensavo facesse male, in realtà sì, c'è del prodotto. Come? Vedete? Proviamo ad utilizzarlo anche qua lateralmente, vedete? Ci sono dei punti neri. Al momento vedo che sta tirando. Continuiamo. Sì. Oh, soprattutto qua nella parte laterale, perché qui ho tanti punti neri. Ed effettivamente sta aspirando. Mi avvicino così vi faccio vedere. Che io ho il mento pieno di punti neri. Allora, la situazione è questa. Comunque qui mi sono arrossata un po' di più sul mento, ma ci sta perché è una parte molto più delicata. Ok, io direi che ci siamo. Sono un po' arrossata, ma è normale. Adesso vado a mettere un po' di crema, come mi dicono loro, perché dopo questo lavoro qua loro dicono di mettere un po' di crema idratante per chiudere i pori, e torno da voi. Ok, rieccomi qui da voi. Ho lavato, ho sciacquato il viso con dell'acqua fredda, come mi dicono loro, e ho messo una crema idratante per diciamo chiudere i pori. Diciamo che loro dicono che il rossore è una cosa normalissima, per cui aspetto anche di vedere come reagisce la mia pelle, ma di fatto lo sentite che comunque vi tira un po' la pelle, perché comunque è un aspiratore, quindi è normale. Io al momento sento la pelle molto molto liscia, soprattutto nella zona dove l'ho passato nel mento e anche sul naso, e si può vedere perché il naso è lucidissimo in questo momento. Chiaramente io queste solamente sono delle mie prime impressioni, perché è la prima volta che lo utilizzo. Vi dico che non l'ho ancora pulito, quindi vi faccio vedere, anche se è una cosa un po' orrenda, vi faccio vedere che ha aspirato e come, e chiaramente vedremo come si comporta le prossime volte, vediamo anche questa ricomparsa di questi punti neri, dovrebbero teoricamente attenuarsi. E niente, vi ricordo quindi che se volete acquistarlo, io chiaramente poi vi andrò aggiornando anche su Instagram, se lo volete acquistare avete la possibilità di inserire questo codice che è Lucia40 e avere quei 40 euro di sconto sul prezzo, diciamo, del dispositivo. E vi metto tutto chiaramente giù nell'info box. E un'altra cosa importante che volevo dirvi è che già dopo le prime applicazioni loro dicono che i punti neri si attenuano, ma avete la possibilità comunque di restituirlo entro 90 giorni e chiederne il rimborso se non vi siete trovate bene, quindi comunque c'è la cosiddetta garanzia soddisfatti o rimborsati. E niente, io vi dico che al momento sento che abbia agito bene sulla mia pelle, però chiaramente resto in attesa anche di provarlo più volte e vi aggiorno. Intanto
intanto voglio ringraziare l'azienda per questa possibilità, perché comunque è un dispositivo abbastanza costoso, e vi aggiorno chiaramente sui risultati. Un bacio, ciao!